Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi voglio parlarvi di un prodotto che fa strano magari vedere in un canale del genere, che tratta ovviamente argomenti diversi, ma che è molto collegato ad un canale del genere. Il prodotto di cui vorrei parlare oggi è questo, o meglio, sono questi. Sì, perché per chi come me o come tanti di voi che mi seguono vanno a volare con i droni anche d'inverno, ovviamente le mani sono una parte molto esposta al freddo invernale. Quindi ragazzi, pilotare un drone con le mani ghiacciate e usare il touch del telefono con le mani fredde veramente diventa difficile a livello di sensibilità, si soffre nel far volare il drone e poi comunque si va a perdere veramente sensibilità e quindi precisione nel volo. Io ho ovviato a questo problema, ho provato tanti guanti ovviamente prima di arrivare a questi, ma questi ragazzi sono veramente il top. Ovviamente sono utili non solo per volare con il drone, ma anche per fare tante altre cose all'aperto, dove comunque si usa lo smartphone o si ha bisogno di tanta sensibilità. Perché questi guanti ragazzi della The North Face sono qualcosa di eccezionale, perché sono sottilissimi ed è la cosa diciamo principale. Adesso non so se dalla videocamera si vede, sono veramente veramente sottili, tengono caldissimo per il loro spessore. E la cosa bella, vedete qua sul dito che c'è il simbolo di accensione e spegnimento, perché questi guanti ovviamente sono touch, cioè il nostro smartphone funziona con questi guanti, ma questo lo fanno tanti guanti, ma questi lo fanno bene, nel senso che il touch funziona veramente bene, non bisogna schiacciare forte, non è che ogni tanto, ovviamente non è come non averli. Però per essere guanti che tengono tanto caldo, veramente spettacolari. Qua sotto abbiamo la gomma, adesso non so se la vedete nella videocamera, che dà molto grip, quindi per tenere in mano il radiocomando o lo smartphone. E la cosa bella è che essendo così sottili e con questo grip sotto, ragazzi, pilotare il drone, cioè lo stick lo sentiamo, non è che abbiamo dei guanti d'alta montagna o meglio dei guanti da neve che non hanno sensibilità. Qua lo stick lo sentiamo e ovviamente sentire lo stick con le mani calde e avere sui guanti, ragazzi, tanta tanta roba. Ovviamente per chi va a volare quando fa freddo, va a volare in montagna magari quando c'è la neve o anche no, nel senso che comunque fa sempre più freddo in montagna d'inverno rispetto magari in altre zone, ragazzi, veramente eccezionali. E adesso vi faccio vedere l'altra parte ovviamente interessante, cioè il touch, perché la forza di questi guanti è tenere caldo, tanto grip, sensibilità essendo molto molto sottili, e soprattutto il touch che funziona veramente bene, che poi fa diventare utili questi guanti anche in altri ambiti, nel senso che per chi magari usa comunque fotocamere o cellulari per fare riprese video o comunque usa altre cose anche a livello di modellismo, tipo io quando vado con i miei scaler, comunque bisogna avere in mano il radiocomando e avere le mani calde per pilotare il radiocomando, con questi ragazzi tanta tanta roba. Ragazzi, qua sulle dita vedete che c'è il simbolo accensione e spegnimento per farvi capire che diciamo le dita di questi guanti sono touch. Quindi vado ad aprire l'applicazione Outer Explorer. Ok, vedete che si è aperta subito. Ovviamente bisogna fare un pochino più di pressione che se non si hanno i guanti, però è quel pochino in più che ci si abitua subito. Vedete come, ragazzi, si entra nel menu facilmente, come si scorre facilmente all'interno del menu. E per chi usa i droni o comunque il telefono per fare riprese video, ma anche per usare l'Osmo Pocket, per dire ragazzi, anche per usare l'Osmo Pocket, che comunque ha il display touch, veramente si riesce a utilizzare anche con questi guanti. Quindi una cosa che d'inverno diventano veramente veramente utili. Vedete ragazzi che se io vado dentro nel menu posso fare tutto quello che voglio come se non ho i guanti, anche perché funziona tutto bene. E per chi usa i droni come noi ragazzi, avere dei guanti sensibili col touch che funziona bene diventano veramente utilissimi nelle situazioni invernali. Quindi ragazzi, vi lascio il link in descrizione di questi guanti se li volete acquistare. Non costano pochissimo, variano mi sembra dai 30 ai 40 euro, dipende dal periodo, dal venditore. Diciamo che il prezzo mi sembra che va dai 30 ai 40 45 euro, adesso non mi ricordo. Comunque io li ho pagati mi sembra 39 euro. Quindi ragazzi, se questo video di guanti invernali per pilotare droni e non solo vi è piaciuto, lasciate un pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto, e se vi va seguitemi su Instagram, iscrivetevi al canale YouTube e ci vediamo ovviamente ragazzi nei prossimi video. Ciao!